Ciao ragazzi, abbiamo questi interessanti opuscolini della USL 2 della regione Umbria in collaborazione con Protezione Civile per dire quali tipi di insetti, chiamiamoli così, possono darci fastidio quest'estate. Ciao! Qualcuno non lo conosciamo, quindi andiamo a vedere. Il primo, la zanzara tigre. Praticamente qui è illustrato cosa fa la USL. Praticamente viene illustrato cosa fa la ASL, cosa fa la Protezione Civile, cosa fa il cittadino, che è quello che ci interessa, e di saperne un pochino di più su ogni singolo di questi animaletti. Va bene, indossare abiti più coprenti, dice qui, ma con queste temperature la vedo dura. Ah, colore scuro attrae le zanzare, quindi prediligere colori chiari. Evitare cosmetici, profumi e lacche. Cosa deve fare il cittadino? Rimuovere ogni piccolo deposito di acqua stagnante, regolarmente manutenzione di vaschi ornamentali e introdurre nelle stesse i pesci larvivori. Sì, pesci rossi. Questa, Fedi, è la? Non lo so. La? L'api. La pulce, qualcosa in più sulla pulce. Intanto è questa robetta qua. Vita da pulce, ve lo riassumo: la femmina depone le uova a gruppi tra i peli dell'ospite e anche nei posti dove sostano quelle quali cucce, tappeti o crepe dei pavimenti. Cosa fare per prevenire? Impedire l'accesso a animali liberi, vabbè, nelle pertinenze dell'abitazione è quasi impossibile per chi ha animaletti in casa. Non ammassare materiali di risulta, mantenere pulita la legnaia. Anche qui come si fa? Mantenere pulita la legnaia, va bene, tenere pulite coperti e cucce dei cani gatti. Trattare rigorosamente cani gatti con antiparassitari, ci sta. Le pulci adulte saltano in altezza fino a 60 cm e possono vivere più di un anno. Le pulci possono essere vettori di virus, zoopatogeni e di parassiti. Questo è il... Non vedo. Sega. Chironomide, non lo conoscevo assolutamente, ma non lo conosco tuttora. Alle nostre altitudini tendono ad avere due generazioni, una generazione invernale e una generazione estiva, che grazie alle temperature più elevate, a tempi più brevi, e sfarfalla al termine della stagione calda. La femmina depone massa di uova dalla superficie dell'acqua. Le larve rappresentano uno degli alimenti principali dei pesci, mentre per gli adulti, che vivono appena 1-2 giorni, vengono predati da uccelli e pipistrelli. Cosa fare per prevenire? Collocare nelle proprie aree verdi ricoveri per pipistrelli, chiamati bat box, e qua linko un video del nostro caro amico Cristiano. Salute! Del nostro caro amico Cristiano Spilinga, professione natura. Basta, Federico. Come costruirsi una bat box per attirare proprio loro i pipistrelli. Sostituire le lampade esterne bianche con quelle di colore giallo o rosso, che hanno minore capacità attrattiva per questi insetti. Sfalciare l'erba dei propri prati, in quanto i chironomidi sostano più volentieri in mezzo all'erba alta durante il... Non ho sentito niente. Durante il giorno. Altra cartolina, questo è il... Fedi, guarda. Pa? Cuscino. No, il pa? Papa. Il pa, pa? Papa? Papa. Pappataccio. Va bene. Riusciamo a vederlo volare se durante la notte accendiamo la luce di un abat-jour. Eccolo che svolazza quasi a piccoli balzi. Durante il giorno, se si rimane in camera, si rifugia sotto al materasso, dietro i mobili, per tornare all'attacco nella notte successiva. Da qui il nome Pappa Etace, e le sue punture sono veramente fastidiose. Cosa fare se si è punti? Disinfettare la zona, applicare compresse fredde per rallentare l'assorbimento del veleno e alleviare il dolore. Non applicare ammoniaca a un momento da sollievo, ma successivamente può risultare irritante, specie su viso e occhi. Camaleonte. Camaleonte o calabrone. Qua sul calabrone chiaramente c'è sempre l'ASL, cosa fa la Protezione Civile, cosa fa il cittadino. Favo di calabroni su un albero, il fai da te è molto pericoloso, lo sconsigliamo, tipo spray anche a lunga distanza. Cosa fare per prevenire? Ce ne sarà poco da fare
Nel caso siano stati avvistati i calabroni ma non sia stato individuato il nido, non accendere luci nei pressi dei luoghi dove si è soliti sostare la sera. Non agitarsi e compiere movimenti bruschi qualora si venga avvicinati da un calabrone. Portare sempre con sé farmaci di emergenza. Chiudere con adeguato materiale fuori e cavità negli alberi. Sì, ma se uno non si può avvicinare, come fa a chiuderli? Boh. Cosa fare se si è punti dal calabrone? Può pungere più volte, anche perché il suo pungiglione è retrattile, non come quello dell'ape. E così può indurre maggiori quantità di veleno. Applicare. Ma che fa veleno? Fa veleno il calabrone. Il motto, questa la conosci, è la? Eh sì, dai. Però ragazzi, il motto su tutte queste campagne va bene, l'ospite desiderato, liberiamocene. Liberiamoci delle api che stanno già in sofferenza. Vabbè, poteva essere un altro sottotitolo su questa. Comunque qua dopo si correggono, non è che bisogna eliminare le api, anche perché sennò ciao orto e ciao frutteto e ciao impollinatori di vario genere. Poi qua si corregge e dice cosa fare se si avvista uno sciame d'api. Ma qui c'è un video che vi riporto qua sopra. E c'è anche una playlist sulle api in collaborazione con Apicoltura Galli. Quindi questo ve lo salto. E rimane la cimice dei... dei letti. Bravo, ma hai letto o no? Ho letto. La cimice dei letti è questo animaletto qua fotografato anche male in questo opuscolo, però vedete qua che tipo di rossore dà. All'arrivo in un luogo di soggiorno, controllare che le lenzuola non siano presenti piccole macchie scure, sono le deiezioni delle cimici. Nel caso siano presenti queste macchie, farsi spostare oppure farsi cambiare. Cosa fare per prevenirle? Occorre fare attenzione all'introduzione in casa di mobilia vecchia e tavole di legno, di valigie e bagagli dopo la vacanza. In tutti questi casi comunque è necessaria un'attenta bonifica. I vecchi mobili, le tavole, suppelletti di arredamento, le camere da letto, anche di antiquariato, vanno trattate con insetticida prima della loro collocazione. Cosa fare se si è punti dalla cimice dei letti? Si muove di notte dopo aver effettuato il pasto di sangue. Si va a rifugiare nelle fessure dei letti e in altre parti protette. La terapia delle punture cutanee si basa sull'uso di prodotti tipici consigliati dal medico sulla base delle lesioni. Normalmente la cimice non trasmette malattie, le punture non vanno grattate per non ampliare le lesioni infettate. Quale animaletto ti piace di più? Devo guardare. Mi piace questo, questo, questo e questo. Questo, questo, questo. Quindi 4. Ciao ragazzi, buona estate e attenzione a questi animaletti, ci sono. E forse un pochino anche la fuce. Bene, sappiamo un pochino come affrontarli. Ciao.